Oggi vorrei fare un piccolo ripasso con voi. Sarò qui. Domani mattina. Ho intenzione di essere qui domani mattina. Venga con me, per favore. Richiesta cortese. Quando sarai qui, domanda. Quindi sarò qui domani mattina e diciamo che questo è deciso adesso. Quindi I will be here. I will be here. Be senza tu perché c'è will. I will be here tomorrow morning. Ho intenzione di essere qui domani mattina. I'm going. Questa è l'intenzione. Di essere qui, quindi to be here domani mattina, tomorrow morning. Venga con me, per favore. Questa è una richiesta cortese, quindi userò will you come with me? Venire, to come, senza tu perché c'è will, quindi will you come with me, please? Quando sarai qui? Questa è una domanda sul futuro, quindi when will you? Non è una richiesta cortese. È una domanda di chiarimento sul futuro. Quindi, when will you be here? When will you be here? Andiamo avanti. A che ora sarai a casa? A che ora sarai a casa? Questa è una domanda di chiarimento sul futuro. A che ora hai intenzione di essere a casa? Come diresti questo? Quindi a che ora sarai a casa? At what time? At what time will you, domanda di chiarimento, will you be at home? E qua chiedo un chiarimento sulla tua intenzione, quindi at what time hai intenzione di. Are you going? Di essere a casa, quindi to be at home. Ok? Allora, proviamo questo. Non lo comprerò. Non lo comprerò.
Perché è troppo caro. È troppo caro. E questo l'ho deciso adesso. Okay? Non lo comprerò perché è troppo caro. Come diresti invece, voglio comprarlo. Voglio comprarlo. Oppure non voglio comprarlo. Come diresti quello? Non voglio comprarlo. Allora, non lo comprerò perché è troppo caro. Deciso adesso. Quindi I will not diventa won't, I won't buy it, perché, because it is troppo too dear. I won't buy it because it is too dear. Invece voglio comprarlo. Ricordati di non confondere qua, quindi I want to buy it. Qua ci va il to. I want to buy it. Qua non c'è to perché c'è will, alla forma contratta, però c'è will. Invece voglio comprarlo, I want to buy it. I want to buy it. Non voglio comprarlo, I don't. Want to buy it. To buy it. I don't want to buy it. Allora, come diresti, sarà pronto? Sarà pronto? Vedo. Fra poco. Come diresti quello? E invece sarà pronto? Presumo. Fra poco. Come diresti quello? E proviamo non. Sarà pronto oggi. Diciamo, lo presumo. Invece non sarà pronto. Oggi lo vedo che non sarà pronto oggi. Vedo che sarà pronto fra poco, quindi it is going, o l'evidenza, it is going to be ready soon. Sarà pronto, presumo, fra poco. In questo caso non ho l'evidenza, quindi it will be ready soon. Solo una mia opinione, cioè non ho l'evidenza qua. Non sarà pronto oggi. Presumo, quindi it won't, will not diventa won't be ready today. Non sarà pronto oggi, vedo. It is not going to be ready today. Forse ho la macchina rotta. Io non sono un meccanico, ma porto la macchina. Dal meccanico, magari portato dal meccanico ieri, e
E lì ho chiesto di mettermelo a posto. E io presumo che in un giorno non ce la farà a mettermi a posto la macchina. E quindi dico, ma secondo me non sarà pronto oggi. It will not be ready today. Ma lo presumo. Non ho nessuna cosa che mi dice che sarà così. È soltanto la mia idea. Ma se io invece oggi vado dal garagista, vado dal meccanico, e vedo la mia macchina completamente smontata con tutto quanto per terra, a questo punto ho qualcosa che mi sta dicendo che non sarà pronto oggi e lo posso comunicare questa cosa con Going. It is not going to be ready today. Quindi sono leggermente diverse queste due modi di vedere il futuro. Come diresti? Dovrebbe essere pronto oggi. Dovrebbe essere pronto oggi. Dovrebbe essere pronto oggi. It should be ready today. It should be ready today. Quindi dovrebbe, it should.